L'ombra come funziona? Scopriamolo insieme qui su Wikiroll. Saluti e frecce, bentornati qui su Wikiroll. Oggi vi parlo dell'ombra, un bellissimo mostro contenuto appunto nel manuale dei mostri che non viene utilizzato tanto quanto dovrebbe esserlo, quindi ve lo voglio presentare, ma non prima che vi siete iscritti al canale, messo mi piace al video e soprattutto esservi iscritti su Discord, siamo sempre là, venite a giocare con noi. E cominciamo adesso. Allora ragazzi, basta andare a pagina 241 del manuale dei mostri, manuale che dovete comprare ragazzi, è meraviglioso, e scopriamo l'ombra. Cos'è l'ombra? Intanto per cominciare, le ombre sono non morti, che appaiono come versioni oscure ed esasperate delle ombre umanoidi. Quindi immaginate l'ombra umana che viene proiettata appunto con la luce in maniera un po' distorta, un po' più sinistra, un po' più minacciosa. Abbiamo qui la sua indole oscura. Infatti un'ombra si protende dall'oscurità per nutrirsi dell'energia vitale delle creature viventi. Così si nutre, così si riproduce, così riesce ad alimentare la sua essenza. Può assimilare qualsiasi creatura vivente, ma predilige quelle che non sono state contaminate dal male. Questa è una cosa bellissima, preferisce le creature buone, quelle che non siano assolutamente malvagie. Loro sono malvagie. Una creatura che conduce una vita dedicata al bene e alla compassione relega i suoi istinti più bassi e le sue tentazioni più forti nell'oscurità, dove languiscono le ombre affamate. Cioè, di lore, le ombre nascono quando una persona tende a reprimere, a non dare alimento a tutti quei sentimenti negativi, a tutte queste emozioni anche negative, malvagie, cattive, che tutti quanti possediamo, e tende a relegarle in quella dimensione dove appunto dimorano le ombre affamate. Mamma mia che bello! Quando un'ombra prosciuga la forza e la forma fisica di una vittima, l'ombra di quella vittima si fa più scura e inizia a muoversi di sua spontanea volontà. Ecco come nasce un'ombra. Quando la vittima muore, l'ombra della creatura si sgancia da lei e diventa una nuova ombra non morta, a sua volta affamata di energia vitale. Se la creatura di cui è stata creata un'ombra torna in vita in qualche modo, la sua ombra non morta percepisce il ritorno. L'ombra potrebbe mettersi in cerca del suo genitore nel tentativo di tormentarlo o di ucciderlo. Che l'ombra si metta in cerca della sua controparte vivente o meno, la creatura che ha generato l'ombra non ne proietta una finché il mostro non sarà distrutto. Quindi una creatura che è stata uccisa o comunque morta, da cui l'ombra si è distaccata prendendo vita propria, se risuscita, l'ombra lo sa e potrebbe cercarla per ucciderlo o tormentarlo, ma anche se non lo facesse, comunque quella creatura non proietta più ombra. E infine, la natura dei non morti. Un'ombra non ha bisogno di respirare, mangiare, bere o dormire. Io non vedo l'ora di parlarne nelle mie tips, ma prima parliamo della sua scheda. Eccola qui, ombra, non morto, medio, caotico, malvagio. Ricordiamoci che è un non morto, utilissimo per la percezione del divino del paladino, individuazione del bene e del male. Se smitiamo, quindi una punizione divina col paladino, abbiamo il dado in più. È utile questa cosa dei non morti, anche per quanto riguarda alcuni incantesimi, in effetti positivi o negativi. Caotico, malvagio. È malvagio, punto. È bellissimo. Classe armatura, 12, piuttosto facile da colpire. Punti ferita, 16. 3d8 più 3. Velocità 12 metri, è piuttosto veloce, è un'ombra. Vedrete quanto può sembrare un mostro debole, ma che non lo è affatto. Forza 6, meno 2. Destrezza 14, quindi più 2, agilissima. Costituzione 13, quindi più 1. Intelligenza 6, quindi meno 2. Saggezza 10, quindi 0. Carisma 8, quindi meno 1. Caratteristiche molto interessanti, se ci pensate. Andiamo a vedere le sue capacità, le sue abilità. Abilità, furtività più 4, è competente nell'abilità di furtività,
più sei in condizione di luce fioca o oscurità. Bellissimo, se tenta di nascondersi a questo boost, a questo bonus alle prove, se appunto c'è luce fioca o buio. Bellissimo. Vulnerabilità ai danni radiosi. Ecco un altro mostro che è vulnerabile ai danni, in questo caso radiosi. Ottimo per gli smite, ottimo per fiamma sacra o comunque l'acqua santa, quei danni radiosi per l'appunto. Resistenze. È resistente ai danni da acido, freddo, fulmine, fuoco, tuono, contundente, perforante, taglienti da attacchi non magici. Questo è resistente praticamente a tutto. Capite? Non proprio tutto, però tantissimo. Andate con le armi in mischia, resistenza, resistenza, resistenza. La maggior parte degli incantesimi pure. Però è vulnerabile ai danni radiosi, che proiettano luce, per l'appunto. Immunità ai danni, necrotico e veleno. Non gli fanno proprio danno. Immunità alle condizioni. Afferrato, avvelenato, indebolito, paralizzato, pietrificato, prono, spaventato e trattenuto. Quanto è difensivo. Sensi, percezione passiva 10, scuro visione 18 metri. Linguaggi nessuno, le ombre non parlano. Grado di sfida, un mezzo. 100 punti esperienza. Ora, questo mostro me l'hanno consigliato Artaflix e Siria. E mentre parlavo con loro, il buon Artaflix mi diceva: Felice, questo mostro dice che il grado di sfida è un mezzo, ma secondo me no, secondo me è più grande. Tu gli metti sti mostri ai primi livelli, te la ammazza come niente, cosa che ci è capitato quasi. Ragazzi, è fortissima. Secondo me è un po' più forte di un mezzo di grado di sfida, però scopriamo che cosa fa. Andiamo alle sue passive, cioè le sue abilità, le sue capacità. Amorfo. L'ombra può muoversi attraverso uno spazio stretto fino a 2,5 cm senza doversi stringere. Questo passa dove vuole. Furtività d'ombra. Finché si trova in condizioni di luce fioca o oscurità, l'ombra può effettuare l'azione di nascondersi come azione bonus. Si può nascondere come azione bonus. Non lo trovate, non lo prendete. Si nasconde. Infine, debolezza alla luce del sole. Finché esposta alla luce del sole, l'ombra subisce svantaggio ai tiri per colpire, alle prove di caratteristica e ai tiri salvezza. Bellissimo, tipo un draw. Andiamo alle sue azioni. Ha un'azione. Risucchio di forza. Attacco con arma da mischia, più 4 al tiro per colpire, portata 1,5 metri. Una creatura che viene colpita subisce 9 danni. Capite che un mezzo grado di sfida fino a un certo punto con un attacco ti fa 9 danni, ti one shot a un PG. Oppure 2 di 6 più 2 danni necrotici. E il punteggio di forza del bersaglio è ridotto di 1 di 4. Insomma, l'ombra ti colpisce? 9 danni. In più tira 1 di 4 e togli quello al tuo punteggio di forza. Sia che non potete nemmeno tenere alzate le braccia, non potete fare niente praticamente. Se la forza scende a 0 in questo modo, il bersaglio muore. Muore! Non va a 0 punti ferita, tiri di salvezza contro morte, è morto. Altrimenti la riduzione dura finché il bersaglio non completa un riposo breve o lungo. Quindi dici, oddio, l'ho ridotta per sempre? No, riposo breve e lungo. Ritorna il tuo punteggio di forza. Se muore un umanoide non malvagio a causa di questo attacco, una nuova ombra emerge dal cadavere 1 di 4 ore dopo. Ecco come si riproducono, uccidendo. Questa cosa è bellissima, bellissima. E la scheda sembrerebbe tutta qua, ma la cosa figa ve la dico adesso, nelle mie tips. Allora, parliamo prima sotto punto di vista meccanico e poi di roleplay, come al solito. Prima di tutto do ragione ad Artaflix quando mi dice che secondo lui è un mostro che avrebbe dovuto avere un grado di sfida superiore. Secondo me questo rappresenta una sfida davvero forte per PG ai primi livelli. Tu vedi il grado di sfida 1,5, vai tranquillo. E invece sono davvero forti. Per molti motivi, il danno che fa, non solo ti fa danno ma ti sottrae la forza. Non c'è un tiro salvezza, capite? Te lo riduci in automatico il punteggio di forza. Ti porta a 0 con i punti di forza, sei morto, capite? Senza contare che 9 danni sono tanti a un PG ai primissimi livelli, capite? Tanto davvero. Poi, e quanto resistente? È vero, a 16 punti ferita, non tantissimi, ma quanto resistente.
resistenza a tutti i tipi di danno, quasi tutti i tipi di danno, poi se non hai armi magiche non gli fai niente, cioè capite, è piuttosto forte, pure alle condizioni non lo potete afferrare, trascinare, avvelenare, paralizzare, no, in questi casi non gli potete fare quasi niente. Bellissimo il fatto che sia resistente a tutte queste cose e soprattutto che quando si trova al buio si nasconde con più facilità, come azione bonus, eccetera, eccetera. Inoltre, amo il fatto che sia vulnerabile ai danni radiosi, quindi di concept oltre che meccanico, via di fiamma sacra, via con lo smite, oppure con altri incantesimi o effetti che danno danni appunto radiosi, ad esempio una boccetta d'acqua santa. Questa cosa mi piace tantissimo. Ma mi piace soprattutto il fatto che sia vulnerabile alla luce del sole. A me viene in mente la scena del film Dal tramonto all'alba, dove sparano quando sta albeggiando, appunto il sole è altissimo, sta albeggiando, comunque i primi raggi del sole arrivano e quelli sparano i muri per far entrare dei fasci di luce, quindi non si potevano avvicinare in quei casi i vampiri. Bellissima come cosa, ok? Sfruttare la luce del sole. C'è chi, ad esempio, potrebbe prendere uno specchio e riflettere in modo tale da aprirlo e colpirlo con la luce del sole. Insomma, a livello meccanico si può sfruttare questa cosa attendendo l'alba, appunto, oppure aprendo le finestre. Questa cosa a me piace proprio tanto, 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 capite? Infine, parliamo a livello di roleplay. A livello di roleplay, ragazzi, è bellissimo. Abbiamo trovato un mostro che non sia solito. Che non sia solito, perché di solito ci metti il fantasma, ci metti lo spettro, ci metti lo zombie, ci metti lo scheletro, ci metti chissà quale altra creatura. In questo caso tu metti l'ombra, il buio diventa il vero pericolo. Non solo la creatura nascosta nel buio, ma il buio è il vero pericolo. Capite? Questa cosa è davvero molto molto interessante. Mi viene in mente l'ambientazione alla Alone in the Dark, scusate sono un po' vecchio, dove tu devi camminare con la luce, dove tu devi stare attento a cosa colpisci, come colpisci e perché colpisci. Senza contare che, come abbiamo visto nella sua lore, nel momento in cui c'è una creatura che non proietta ombra, e lì, questa cosa è figa, sarebbe bello mettere questa cosa, però non avete notato che non proiettava la sua ombra, ok? Se no avreste capito il perché di questa cosa. Oppure tu devi trovare una persona scomparsa, e a un certo punto trovi un'ombra che ti attacca. Di chi era quest'ombra? Si può dare una lore al mostro che stai mettendo, che è davvero interessante, soprattutto nelle ambientazioni cupe, horror, eccetera, eccetera. Capite? È un mostro bellissimo. Un altro mostro che ti rende l'ambiente interessante tanto quanto il mostro, la cui storia del mostro può essere motivo di creazione di una one shot. E più ombre possono essere una bellissima sfida per PG, non per forza i primissimi livelli, anzi diventa una letale sfida, ma anche i livelli più alti, ci mettete tante ombre, ciao, fortissimi, è davvero interessante. Questo è un bellissimo mostro, fatemi sapere quali altri mostri volete che io parli, di quali altri mostri volete che io parlo, come al solito nei commenti, prima o poi li faccio tutti ragazzi, quindi non vi preoccupate, fatemi sapere a quale dare la priorità. E spero vi piaccia questa rubrica. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace al video, a seguirci su Twitch, a entrare su Discord, ragazzi, come ci ricorda sempre il buon Lago, e a seguirci su tutti i nostri social. Saluti e frecce, e ci vedremo un prossimo video qui su Wikiroll. Solo per oggi, vieni a provare anche tu il server Discord Wikiroll Dungeons & Cutscenes. Abbiamo DM che cercano giocatori, giocatori che chiedono cose per imparare a giocare, una land con tanto di cimitero, un'iniziativa multitavola tra mezzo giocatori, eventi periodici, Giulio e intanto Alberto. Solo qui, su Wikiroll Dungeons & Cutscenes. Trovate il link in descrizione.